Passo la parola al consigliere Sensoli. Grazie. Io vorrei evidenziare, in parte l'ha già fatto il consigliere Iotti, le forti incongruenze riportate da questa risoluzione presentata dai colleghi della Lega, oltre agli elementi di incostituzionalità già evidenziati. Sono stati già evidenziati con diverse sentenze della Corte Costituzionale. Nelle considerazioni iniziali si parla della Regione Emilia-Romagna come paladina di libertà di stampa, pensiero ed espressione, così come si chiede di tutelare i principi fondamentali di libertà di espressione di pensiero. Vorrei ricordare ai colleghi che la nostra Costituzione prevede la libertà e l'uguaglianza tra tutte le professioni religiose, che ancor prima dell'articolo 8, l'articolo 3 riconosce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Mentre la risoluzione, presentata dalla Lega ha degli elementi pregiudiziali molto forti. Sicuramente sospendere ogni tipo di finanziamento, contributo e patrocinio alle associazioni solo perché islamiche, subordinandole a dei sopralluoghi che hanno tutto il sapore di ronde, non è conciliabile con gli articoli e gli assunti sopracitati. Associare la parola Islam a terrorismo è altrettanto socialmente pericoloso e può solo alimentare la cultura del sospetto e le tensioni sociali che ne derivano. La nostra è diventata una società multietnica e solo una politica di integrazione e di conoscenza reciproca, che non si attua di certo con le perquisizioni e con le privazioni, può creare i presupposti affinché si possano emarginare i fenomeni di violenza e intolleranza. Chiunque conosca un minimo di storia sa molto bene che la religione è solo un pretesto e mai la vera causa dei conflitti che nascono praticamente la totalità delle volte da motivi economico-finanziari o politici. Non è la causa la religione islamica oggi per gli attentati terroristici, come non lo fu in passato la religione cristiana per le crociate, andando molto, molto indietro nel tempo. E puntare il dito contro le persecuzioni dei nostri connazionali all'estero, diventa, diciamo così, contraddittorio se noi all'interno del nostro paese, siamo i primi a voler applicare delle norme discriminatorie. Chiaramente noi sosterremo ogni iniziativa che vorrà realmente combattere i fenomeni legati al terrorismo, ma non crediamo che sia questa la strada giusta. Crediamo piuttosto che reprimere e impedire la libertà di culto si debba invece lavorare in modo tale che questa libertà venga esercitata nel rispetto delle reciproche culture e nella condanna e lotta comune ad ogni forma di terrorismo e violenza di qualunque matrice. Grazie.